la portualità turistica italiana sta cambiando in maniera importante attraverso le iniziative dello sport. Lo sport diventa veicolo per avere dei porti turistici pieni di giovani. È il colpo d'occhio sulla nautica e sull'effetto traino dei grandi eventi sportivi come sul Gargano, ma i numeri sono incoraggianti anche se si parla degli aeroporti. Ad agosto infatti i passeggeri in arrivo in partenza dagli scali di Bari e Brindisi sono stati 1.225.737, in crescita del 13,1% rispetto allo stesso mese dello scorso anno. Bene il dato riferito alla linea internazionale, positivo anche quello del Ginolisa di Foggia, dal quale sono transitati 6.531 passeggeri, in crescita dello 0,7%. A festeggiare anche Bari, che segna quasi 1 milione di turisti in 4 mesi e piace soprattutto ai giovani fino ai 28 anni e under 35, lasciando i più maturi in terza posizione. Ancora presto per i bilanci, tanto più con la variabile della tassa di soggiorno dei privati che minacciano l'extraalberghiero. In compenso anche il settore della nautica mostra ottimismo, chiamando al gioco di squadra gli operatori portuali dell'intera regione. La Puglia si sta affermando a livello nazionale come una delle principali regioni dove arrivano i turisti dall'estero con le imbarcazioni. Questo è un dato importante, in crescita continua, oramai da 10 anni. Bisogna far sì che il sistema portuale pugliese lavori più in sinergia e riesca non solo a promuoversi all'estero con una identità forte, ma anche a dare uno standard di qualità dei servizi portuali turistici tutti all'altezza nei porti. Tutti alla stessa altezza.